Benvenuti! In questo video vi mostriamo come abbiamo realizzato questo splendido garofano in pasta di zucchero. Abbiamo steso una striscia di pasta di zucchero che abbiamo addizionato a del CMC. Andiamo ad assottigliare la pasta e creiamo questa striscia. Tanto più lunga è la striscia, tanto più sarà grande la dimensione del nostro garofano. Usando il Bulbous Cone Tool andiamo ad assottigliare il bordo della pasta di zucchero. Dopodiché ripetiamo lo stesso procedimento utilizzando uno stuzzicadenti. Andiamo bene ad arricciare il bordo della pasta di zucchero e anche se in alcuni punti potrebbe rompersi, non ci preoccupiamo perché non cambierà nulla nel risultato finale del nostro garofano. Al termine spennelliamo con del collante alimentare e iniziamo ad arrotolare la pasta di zucchero. Non ci preoccupiamo del bordo inferiore, ma soltanto della parte lavorata. Continuiamo ad arrotolare la pasta di zucchero fino a quando non raggiungeremo la dimensione desiderata del nostro garofano. A questo punto eliminiamo la pasta in eccesso, iniziamo a lavorare la parte inferiore e tagliamo la pasta di zucchero in eccesso. Modelliamo la parte inferiore con le dita e andiamo ad aggiustare, sempre utilizzando il nostro accessorio, i petali del garofano. Utilizziamo un ferretto da fiorista che ripieghiamo, spennelliamo con collante alimentare e andiamo ad inserire nel nostro garofano. E dopo gli ultimi aggiustamenti, il nostro fiore è pronto per l'asciugatura, che durerà 24-48 ore. Vi ringraziamo per l'attenzione, vi invitiamo a cliccare sulla miniatura in alto a sinistra per vedere l'altro nostro video di garofani in pasta di zucchero, in cui potrete vedere anche la colorazione. Vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale YouTube Italian Cakes e vi invitiamo anche a condividere questo video sui principali social network. Grazie e arrivederci.